Una lunga giornata di preghiera e festa domenica prossima sul Colle Timari alle porte di Matera per le celebrazioni di Dio Salvatore. Il tradizionale ballo dello stendardo, antico, di 200 anni e custodito dai residenti, sarà uno dei momenti clou insieme a passeggiate, musica, buon cibo e attività ludiche per i più piccoli. Tutto comincia con la Santa Messa delle 9.45, mentre in tarda serata gli astrofili Fedele De Marco e Giuseppe Bianco dell'Asi, con l'ausilio di telescopi, supporteranno i curiosi nell'ammirare le costellazioni Giove e Saturno. Bene, innanzitutto ringrazio Don Egidio che ha portato per tanti anni avanti questa festa. Io lo sto recuperando, insomma, quello che dopo gli anni del Covid si sta ripristinando. Naturalmente l'immagine è quella di far sì che questa festa, che ha più di 300 anni, ecco, possa essere valorizzata al meglio, anche perché è una festa abbastanza inusuale, in quanto non c'è un santo ma è proprio Dio Salvatore. Quindi c'è tutta la speranza di rivedere anche questo piccolo villaggio riprendersi, ma soprattutto dare tutto quello che può dare in novità. Ripeto, interessante anche questo tradizionale ballo dello stendardo, che è una delle tradizioni del villaggio Timari e va mantenuta come tale. Un'intera giornata di festa non solo per riscoprire un luogo di culto, ma anche le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del villaggio di Timari. Assolutamente sì, è questo il nostro primo obiettivo, far rivivere la particolarità di Timari per tutto quello che ha dentro di sé, ossia la parte archeologica, la storia, la natura, la bellezza del vivere con gli altri. Se parliamo di villaggio è proprio perché c'è sempre stato uno spirito comune all'interno del villaggio di vivere ogni evento, ogni momento, diciamo ogni quotidiano proprio insieme.